Qui incontriamo Persefone, regina del mondo degli inferi, figlia della madre terra Demetra e custode dei segreti dei morti. Nella carta dell'imperatrice abbiamo già visto come, secondo il mito, Ade, signore degli inferi, fosse preso dal desiderio per la fanciulla nel vederla vagare per i campi intenta a cogliere fiori, per cui venne fuori dalle viscere della terra per rapirla. Quando l'ebbe condotta nella sua tenebrosa dimora, le offrì un melograno ed ella lo mangiò. Avendo condiviso, così, il frutto dei morti, ella fu costretta a seguirlo per sempre. Persefone regnava sull'oltretomba insieme al suo sposo per 3 mesi ogni anno. Benché i restanti 9 mesi li trascorresse nel mondo diurno insieme alla madre Demetra, ella non poteva mai parlare dei segreti che aveva appreso nel regno dei morti. Il regno di Ade, pieno di misteri e di ricchezze, era circondato dal terribile fiume Stige, che nessun comune mortale poteva attraversare senza il permesso dello stesso Ade. Tuttavia, Hermes, messaggero degli dei e guida delle anime, riuscì ad essere uno dei primi tra quegli eccezionali eroi che avevano ottenuto il consenso del dio. Neppure le anime dei morti potevano attraversare quel fiume senza pagare un pedaggio a Caronte, l'anziano traghettatore di anime che dirigeva la barca per attraversare lo Stige, poiché all'ingresso del regno di Ade montava la guardia il terrificante cane Cerbero dalle 3 teste che divorava chiunque cercasse, vivo o morto, di introdursi nel regno dell'invisibile senza rispettarne le leggi. Quindi, avendo mangiato il melograno, Persefone si lasciò alle spalle la sua innocente giovinezza e divenne il guardiano di questo regno delle ombre e custode dei suoi segreti. Salve, sono Cinzia di Segni, Sogni e Tarocchi. Oggi si parla della papessa, la carta numero 2, come dualità. La papessa è donna, oltre ad essere una papessa appunto. Ecco il 2 in prima battuta, ma non è finita qui. È intuitiva essendo donna ed è preparata essendo una sacerdotessa. Qui abbiamo la donna completa. Anche nell'ombra e nel silenzio si sente la sua forza, la sua energia e la sua vibrazione. È bella ed austera e intimidisce quasi. La papessa anticipata da un 5 di bastoni, beh, qui non c'è gioco che regge, ragazzi. Ciao! Ciao a tutti da Cartomatta! Allora, siamo arrivati alla papessa. La papessa è custode di segreti? È una persona che non vuole comunicare? Oppure è una persona saggia, che è una persona pura e ha intuizioni materne o una gravidanza? La papessa ha tante facce e dipende sempre da chi l'affianca. La papessa è una gran bella carta comunque. Può essere riferita anche alla figura della nonna, la papessa. La papessa è una persona che comunque è saggia, dunque è una persona grande, matura. Se vogliamo sapere qualcosa della nostra famiglia, la papessa potrebbe essere rivolta alla nostra nonna. Ok, un bacione grande a tutti. Ciao da Cartomatta. Ciao a tutti, sono Daniela, autrice del canale I Tarocchi di Desiree. Sono qui oggi per raccontarvi la mia esperienza per quanto riguarda la papessa. La papessa è il mio sapere. Per anni ho lavorato su questo arcano che mi rappresentava, dove ho affinato la mia intuizione e il mio sapere per quanto riguarda i tarocchi. Per trovare la risposta giusta bisogna dimenticare la logica e ascoltare l'intuito. La papessa abbinata alla temperanza per me significa che bisogna impegnarsi molto, bisogna studiare, bisogna avere pazienza. Papessa e temperanza significano che potete trovare una persona su cui fare affidamento. Una persona leale, una persona sincera, una persona che vi può dare un grandissimo aiuto anche a livello spirituale.
Mentre la papessa e il diavolo, parliamo di una carta karmica. Ciao, io sono Lady Kay e nella mia esperienza la papessa rappresenta un pochino lo yin e lo yang, ovvero la dualità delle cose a livello spirituale, quindi positivo e negativo, che riescono a convivere in maniera del tutto equilibrata. Ad esempio, la papessa accanto alla morte mi indica che il consultante sa già che deve lasciare andare un qualcosa, anche se in maniera molto dolorosa, per poter comunque rinascere, per poter diventare una persona nuova e migliore. Ciao, sono Tarocchi Polvere di Stelle. Per me la papessa indica una donna che ha già un suo status, una donna indipendente, ha il suo lavoro, non necessariamente troppo giovane, una donna che ha una cultura, un'energia che ha una cultura, un'indipendenza sia economica che emotiva. È una donna spiritualmente elevata e per esperienza accanto alla giustizia è una donna, un'energia che sta per avere una ricompensa karmica. La papessa cartomantide spiritosa è la carta del mazzo di tarocchi del Marsiglia che ho io, che è quello degli Jodorowsky. È la donna che si cova. C'è un uovo in questa carta e c'è questa donna con un libro in mano che sta covando questo uovo. Che c'è dentro quell'uovo? C'è un nuovo inizio, c'è una nuova pelle, c'è un nuovo percorso, c'è un nuovo essere umano. Tante cose può covare la papessa. La condizio sine qua non è il silenzio. C'è da cercare il silenzio, c'è da cercare il tempio interiore, c'è da cercare di diventare padrone del proprio tempio interiore, perché in questo modo è possibile trovare quella luce particolare, perché fa crescere questo nuovo embrione, questo nuovo soggetto, e poi dà anche la spinta per spaccare stovo e arrivare finalmente alla luce. Questa è la papessa per me, nella mia esperienza da cartomantide spiritosa. Salve, sono Mother Moon, un arcano immerso nel suo pieno dualismo, carismatico, a volte ingannevole se non lo si guarda dal verso giusto. Se ci parli, potrebbe parlarti di saggezza, potrebbe essere lo studio, la conoscenza, l'introspezione, e se chiedi per un amore potrebbe essere un sentimento importante, ma attenti, a volte è platonico. Se chiedi per una persona, ovvio che sono femmina, un terapeuta, potrei essere una guida, una persona anziana, saggia, e perché no, anche una madre. Se mi chiedi per delle emozioni, potrei anche rispecchiarmi in una persona fredda, fredda ma pura. Papessa, una persona chiusa verso gli altri, lui, il Papa, completamente l'opposto, aperto. Insieme diciamo che si completano. Se li troviamo vicini in un consulto, mi descrive una coppia matura che non deve dimostrare più niente a nessuno, ma anche a se stessi. Metti like e seguici, così ce la raccontiamo, no?